sulle problematiche della mancanza di pluralismo, secondo lei quanto hanno inciso sulle cause della crisi economica le politiche neoliberali o neoliberiste applicate dai governi e anche quindi e supportate anche dall'Accademia? Diciamo che se si guarda all'interpretazione della crisi fatta da economisti mainstream, la parola neoliberismo non viene neanche menzionata. Cioè, l'idea che hanno gli economisti mainstream della crisi è interamente legata al mondo della finanza, alla cattiva gestione di alcuni prodotti finanziari, in particolare anche all'esistenza di frodi fatte da grandi gruppi finanziari, che non viene negata da nessuno, ma non c'è un collegamento tra questo e delle politiche più generali. E questo ovviamente ha tutta una serie di conseguenze. Diciamo che una buona parte degli economisti mainstream pensano che la crisi sia dovuta, la crisi del 2007, diciamo, sia dovuta a uno shock di natura straordinaria che si è verificato per una serie di circostanze, e però una volta superato lo shock poi tutto tornerà più o meno come prima. Ad esempio Blanchard, che è uno degli economisti mainstream più influenti, ha scritto di recente un articolo in cui di fatto dice che l'economia mainstream funziona purché l'economia reale non sia portata in quello che io chiamo il dark corner, cioè un angolo scuro in cui non sappiamo bene che cosa succede. Quindi il compito dei governi, della banca centrale, è di tenere le economie lontane da questi momenti di crisi. Se ci riusciamo va tutto bene. Il che, come dire usando una metafora di Keynes, è come il capitano della barca che dice: beh, finché stiamo col bel tempo tutto va bene, però se arriva la burrasca non sappiamo che fare. Siccome sappiamo bene che le crisi economiche si susseguono regolarmente, il compito dell'economia dovrebbe essere quello di capire perché arrivano queste crisi economiche e cosa fare quando arrivano. C'è un gruppo di economisti eterodossi che aveva previsto questa crisi e l'ha ricondotta appunto a una serie di politiche che potremmo chiamare neoliberiste. Ora, che intendiamo per neoliberismo? Perché qui c'è un po' di confusione. L'idea, secondo me, è tutta da ricollegare alle politiche adottate da Reagan negli Stati Uniti e dalla Thatcher in Gran Bretagna a partire dalla fine degli anni 70, e fondamentalmente sono collegate allo smantellamento del settore pubblico che si era ingrandito dal dopoguerra fino a quegli anni, soprattutto in Europa, con la creazione del welfare state. Quindi c'era questa idea che il settore pubblico è inefficiente, se non anche corrotto, e quindi se si privatizza tutto quello che si può privatizzare, aumenterà l'efficienza del sistema. C'è una seconda, diciamo, un secondo pilastro sempre del neoliberismo, che è legato alla distribuzione e che io vedo ancora, diciamo, riproporre diciamo molto di recente, e questo è quello che dice che, per semplificare, i ricchi sono quelli che possiedono le imprese e investono. Se noi tassiamo molto i ricchi, questi hanno un disincentivo a investire, mentre se riduciamo la tassazione su chi guadagna molto, questi potranno usare i loro guadagni per investire di più. Cioè la cosiddetta trickle-down economics, per cui la ricchezza creata dal top 5% della popolazione poi ricade a cascata su tutta la popolazione, genera posti di lavoro, genera crescita e così via. Ora, questo mantra è stato proposto 30 anni fa e se guardiamo per esempio alle aliquote di imposta che c'erano negli anni 70 e le confrontiamo con quelle che ci sono oggi, ci accorgiamo che c'è stata una riduzione drammatica delle aliquote marginali, cioè di quanto della percentuale di reddito che i più ricchi pagano come imposta. Se questo ha creato, diciamo, benessere, a me, diciamo, non risulta che
questa trickle down economics abbia funzionato, e mi sembra proprio ridicolo che ci sia qualcuno che continua a pensarci. Però mi pare un mese fa Berlusconi ha pubblicato un video sul suo canale Facebook collegandosi a una proposta della Lega sulla flat tax, e Berlusconi diceva esattamente questo: se introduciamo un sistema di semplificazione fiscale che di fatto riduce il carico fiscale sui ricchi, vedete che questi investono di più. Ora, quello che è accaduto invece è che i ricchi, con una maggiore disponibilità, hanno non investito in attività produttive, ma investito in attività finanziarie, cioè hanno dato questa loro liquidità in gestione ai fondi di investimento. I fondi di investimento non hanno come obiettivo il benessere dei lavoratori o il benessere di un paese, ma hanno come obiettivo guadagnare il massimo possibile per loro stessi e per chi gli dà i capitali da gestire, e quindi speculano in qualunque mercato che garantisca i rendimenti più alti. Quindi questo è sicuramente una delle concause dell'instabilità finanziaria, della bolla speculativa che c'è stata negli anni 90 sui mercati azionari, e poi negli anni 2000 sul mercato immobiliare, e poi sui mercati delle commodities, ora di nuovo sui mercati azionari. Quindi tutto questo processo sicuramente ha messo in moto queste ondate speculative, queste bolle. È molto difficile sostenere che abbia creato effettivamente ricchezza. E altro pilastro del neoliberismo è deregolamentare. La regolamentazione eccessiva dei mercati non li fa funzionare bene, quindi togliamo tutti questi lacci, soprattutto al settore bancario, e vedrete che le banche allocheranno meglio il rischio su chi più è in grado di sopportarlo. Anche questo abbiamo visto dove ci ha portato: una volta che le banche hanno avuto la possibilità di fare attività speculative, cioè di mischiare la tradizionale attività della banca, che è quella di prestare alle imprese locali e ricevere depositi dalla comunità locale, con le attività dei fondi di investimento, che sono invece di tipo speculativo, e questo ha portato a tutta l'innovazione finanziaria, i derivati e tutta questa montagna di debiti incrociati che sono sicuramente insostenibili. Quindi, a mio avviso, questi tre aspetti che vengono definiti di neoliberismo sono proprio loro le cause della crisi. Dobbiamo fare un po' di attenzione, perché il liberismo viene anche definito come una situazione in cui si ritiene che i mercati funzionino meglio se sono più concorrenziali. Quindi, questo nei modelli teorici dell'economia funziona. Nel mondo vero il liberismo potrebbe anche funzionare se effettivamente i mercati fossero concorrenziali e tutti avessero le stesse opportunità di partenza, cioè una società in cui tutti partono dallo stesso livello di istruzione, di reddito e di capacità. E poi, allora, se uno vuole impegnarsi di più e uno vuole impegnarsi di meno, potrebbe anche essere giusto che chi si impegna di più guadagni di più. Il problema è che quando applichiamo queste regole in una società diseguale, in cui qualcuno è in grado di pagarsi gli studi all'estero nelle università più prestigiose e qualcuno no, è evidente che non ci sono uguali situazioni di partenza, e quindi si perpetua o si accentua la diseguaglianza. E la stessa cosa accade sui mercati. Se io liberalizzo i mercati mettendo in competizione un paese che ha avuto l'opportunità di creare una base tecnologica, una base industriale, con un paese che non ha avuto queste opportunità, è evidente che il paese che parte avvantaggiato aumenterà i propri vantaggi, e chi parte svantaggiato finirà ancora più indietro. E questo è molto rilevante, perché è probabilmente anche uno dei problemi che abbiamo oggi in Europa, perché sicuramente la comunità europea, l'Unione Europea, è stata fatta parlando di liberismo, ma avendo in mente che fondamentalmente volevamo proteggere i paesi europei dalla concorrenza dei paesi non europei, e all'interno dei paesi europei togliere tutti i vincoli
tariffe e quant'altro al commercio interno, avrà portato qualche vantaggio, ma anche rallentato, ostacolato l'industrializzazione dei paesi che partivano più tardi. Quindi che questa applicazione del liberismo senza ripristinare uguali condizioni di partenza funzioni è proprio difficile da credere. E questo giusto per chiarire a quelli che dicono: ma perché parlate di neoliberismo quando poi noi abbiamo una società in cui i mercati non sono liberi, ci sono un sacco di regole da rispettare, e invece togliere queste regole aumenterebbe l'efficienza? Certamente abbiamo una burocrazia troppo invadente, ma non è detto che eliminare la burocrazia porterebbe una società migliore, se contestualmente non diamo anche, appunto, queste uguali opportunità di partenza a tutti quelli che vogliono fare impresa o vogliono lavorare.